pedana di riscaldamento. Nel frattempo la giuria ufficiale ha annunciato l'inizio delle semifinali della sciabola maschile. Abbiamo sentito il nome di Luigi Tarantino del CUS Napoli, che dovrebbe essere dunque in pedana per la prima semifinale. Adesso speriamo che gli organizzatori siano in grado di provvedere ad un pronto ripristino del programma ufficiale, che come vi ho detto è già in netto ritardo perché doveva iniziare alle 16.30 questa competizione. Mi sembra che dovrebbe incontrare Dorel, il francese Dorel, Tarantino, atleta esperto, dobbiamo dire, già fatto parte della nazionale francese maggiore, quindi un avversario difficile, ostico, con questa attrezzatura elettrica ormai inserita ufficialmente nel programma ufficiale, con le difficoltà che questo comporta e per gli adattamenti che richiede questa particolarità di un'arma dove si può toccare di punta, di taglio e di controtaglio, e dove il bersaglio valido, va ricordato, è tutto il tronco, escludendo soltanto le gambe, che non sono considerate bersaglio valido. C'è anche un rischio che quando si tocca sulla gamba, purtroppo l'apparecchiatura non segnala la stoccata bianca, quindi è come se risultasse una parata, ed ecco quindi il rischio di andare in bersaglio non valido, perché l'avversario, toccando così, anche sbagliando nell'azione sulla maschera o altri punti del bersaglio valido, farebbe accendere a suo vantaggio la lampadina. Quindi una scherma che richiede più precisione rispetto al passato. Non ci sono giudici, salvo il presidente di giuria che ricostruisce l'azione. È un'arma convenzionale con delle regole, chi attacca ha ragione su chi subisce questo attacco, si può difendere parando col ferro o parando di misura, e in certe occasioni, in quest'arma avviene più spesso, ci sono dei colpi di anticipo in tempo sulle azioni portate in attacco con più finte, quindi con il braccio arretrato, con la lama che va a minacciare, simulando di minacciare alcuni bersagli per poi arrivare nel bersaglio definitivo. Per quello che ricordiamo, perlomeno dalle Olimpiadi di Barcellona, è un'arma che con l'avvento, diciamo, della strumentazione elettrica ha subito una trasformazione, ormai gli assalti sono velocissimi. Vediamo alla sinistra del teleschermo Tarantino, alla destra il francese Dorel. Dunque un avversario ostico, come diceva giustamente Maffei, questo Dorel, che ha già fatto parte della squadra nazionale francese. Subito caratteristica della sciabola, la partenza simultanea con colpo doppio. Ecco, in questo caso va a segno Dorel con una parata risposta di misura, e ha risposto sul bersaglio alto. Ancora un simultaneo, qui scatteranno fra poco quelle famose priorità con l'estrazione a sorteggio delle lampadine a livello elettronico, e poi per Tarantino in questo caso la prima priorità. Credo che metta a segno Tarantino il suo attacco diretto, benissimo, ed è riuscito a forzare. 0-0, no, invece attacco e contrattacco, è stata data la stoccata al no, ecco, correzione, è così, correzione, tutto bene. Problemi con la giuria. Abbiamo ben interpretato. Sì, sì. In questo caso credo che invece l'attacco sia sempre di Tarantino. Lui cercava di spiegare al nostro ragazzo l'azione come era andata, ma comunque l'ha interpretata bene il presidente di giuria. Inquadratura che non ci consente di vedere. Intanto ancora una volta l'Algeria aveva sbagliato, aveva assegnato la stoccata al francese, invece al Tarantino, invece era del francese. Ora il punteggio è di due pari. Colpo simultaneo, si estrae a sorte la priorità dell'attacco, e vediamo il vantaggio a chi viene assegnato. Ecco, dovrebbe essere Dorel che ha la priorità dell'attacco, quindi deve difendersi Tarantino, cerca la puntata in cavazione. Vediamo se l'attacco viene dato invece a vantaggio del Dorel. Non è contento Tarantino di questa decisione. Eh sì, perché lui vantava di avere l'arma in linea e di aver fatto anche una cavazione sul tentativo di prendere il ferro, però non l'ha giudicata così il presidente. E invece questa volta, che era avvenuto come precedentemente, l'attacco viene dato, l'allineamento viene dato a vantaggio del francese, quindi come vedete sono poche sfumature che un presidente di giuria può trasformare da un'azione all'altra. 4-2 in questo momento a vantaggio di Dorel. Come abbiamo già detto più volte, certamente televisivamente parlando è più facile seguire la spada, dove non ci sono ricostruzioni convenzionali. Esattamente. Dove la stoccata messa a segno ha sempre ragione. Ecco, deve difendersi Tarantino, cerca di uscire in tempo, va se a vuoto. Riesce. La prima stoccata va a vuoto, vediamo se dà la risposta a favore del francese il presidente di giuria. C'è un po' di contestazione, credo che ci sia stato l'alt, non assegna nessuna stoccata, quindi niente di fatto, sempre 4-2 per Dorel. Un match poco sentito dall'italiano, l'ha condotto senza sufficiente grinta, adesso ha cercato una ripetizione di attacco. C'è un gesto di stizza di Dorel, che si leva la maschera e lascia cadere. Non condivide, perché lui pensava di aver fermato Tarantino dopo il primo tentativo di attacco, che era andato corto. Poi invece il presidente di giuria ha dato la continuazione dell'attacco, mentre lui voleva avere il contrattacco a suo vantaggio. Dorel quindi ha reclamato, e sentiamo anche
una parte del pubblico che sì, non è contenta di questa decisione arbitrale. Comunque a questo punto il punteggio è di 4-3 a favore di Dorel. Si rimette la maschera. Ancora simultaneo. Ancora il tiraggio a sorte, vediamo le priorità. A vantaggio di Tarantino, 4 pari. Per Tarantino 4 pari. Non ho seguito francamente l'evolver. Si è fermato e ha dato quindi il contrattacco a vantaggio di Dorel, giustamente. E quindi 5-4. Adesso deve esprimere la priorità Dorel. Ha l'occasione dunque di concludere questo primo assalto di semifinale. Sì. Niente, c'è qualcosa che è un contatto, sì, un contatto dell'arma di Dorel. Si difende Tarantino credo è costretto che... a subire la prosecuzione dell'azione d'attacco di Dorel, che si aggiudica dunque il primo assalto. Ah no, c'è ancora una priorità. Siamo sul 6-4. No, Sì, sono in ritardo sempre i cartellonisti e sì, i segnalatori, gli addetti alle segnalazioni. Adesso 9-2 sul cartellone, 9-2, niente, non sono velocissimi. Sì, e con questo ovviamente... Comunque stiamo 0-0, sì, 0-0, adesso la priorità... 0-0, prima priorità a favore del francese Dorel, che si è aggiudicato per 6-4 il primo assalto di questa semifinale, questa prima semifinale. Ed entra bene con la punta addirittura, un'azione in flash, infrecciata, cosiddetta... Ha avuto ragione del tentativo di difesa di Tarantino, si porta dunque sull'1-0, tocca all'italiano esprimere la propria priorità. Bersaglio valido, ricordiamolo, è il tronco, sono escluse soltanto le gambe, quindi bersaglio valido le braccia, il tronco e la maschera, anche la testa è bersaglio valido. Si tocca di punta, di taglio, di controtaglio. In questo momento, quando vediamo questo sorteggio a sorte, si deve intendere che quando la priorità viene a vantaggio di uno o dell'altro atleta, nel caso si faccia un simultaneo, verrebbe data la stoccata a favore di chi aveva il vantaggio, però normalmente succede che chi non ha la priorità si deve difendere e l'altro tenta di portare degli attacchi spingendo anche fuori dalla pedana il proprio avversario, dato che non vi sono avvertimenti prima dell'uscita di pedana e quindi l'atleta deve difendersi e guardare anche con la coda dell'occhio se sta superando il limite consentito. Io darei l'attacco a vantaggio di Tarantino, però credo che il giudice vuole invece interpretare diversamente, non la condivido. Ha dato l'attacco in linea, ha dato la risposta in linea da parte di Dorel, 2-0 dunque a favore del francese. E beh, sta prendendo una brutta piega il match, Tarantino non cambia tattica, cerca sempre di attaccare pigliando il ferro che però non trova quasi mai, non cambia il suo ritmo, quindi ha dato una impostazione un po' monotona all'incontro. Poi anche questi disturbi sicuramente non lo stanno aiutando, se in questo momento Tarantino è nervoso con queste pause il nervosismo potrebbe aumentare. Però come abbiamo detto prima, Dorel sicuramente era favorito, è più esperto, è più preparato. Dobbiamo dire che la scuola francese si è nettamente migliorata con l'aiuto di maestri anche loro dell'est europeo, in particolare hanno un bravissimo maestro ungherese che già da 10 anni li allena e infatti ha trasformato questa squadra francese, che nella sciabola non ha mai espresso grandi campioni, l'ha portata a dei livelli altissimi, facendolo entrare in zona medaglia per gli ultimi anni e portando il famoso Lamour, vecchio compagno di squadra che ancora riesce nelle pedane a dire la sua. Abbiamo e che si è vinto in pedana anche a Barcellona. Sì, infatti credo che sarà l'ultima Olimpiade per lui, però ha chiuso comunque in bellezza facendo una gara dignitosissima. Ecco, vediamo il maestro ungherese che allena la squadra francese sulla destra, che sta aiutando per sistemare il passante elettrico che viene inserito dentro il colpettino bianco, poi ci si infila questo giubbetto metallizzato, come abbiamo visto già nel fioretto in altre occasioni, per far sì che il contatto permetta l'accensione di colore diverso e che quindi faciliti l'accensione della lampada. Il presidente Nostini in prima fila. Qui, sì, lo riconosciamo, il secondo da sinistra accanto a questa signora. Sì, non è combattivo come al solito, evidentemente anche lui dà un certo valore a questi europei, soprattutto di studio, di indagine, di formazione anche per gli atleti che cominciano a capire qual è il clima che si trova nelle competizioni internazionali. Intanto potete vedere sul tabellone che poi seguirà nella seconda semifinale la presenza di un altro atleta italiano, Caserta Leonardo. Leonardo sì. Caserta, che dovrà vedersela contro un atleta ungherese, Boros. Niente, non è convinto, non riesce a lanciare, non lancia i colpi. Ancora Dorel, che è stato bravo, reattivo diciamo, a uscire da questo corpo a corpo per primo. Simultanea.
Primo tempo di trovato. Ecco, adesso la priorità è a destra di Dorel, che conduce per 3-0, un match molto difficile da recuperare. Ecco, in questo caso, in caso di simultanea, il colpo, ecco, questa volta segna la linea perché ha trovato in linea l'italiano e Dorel doveva battere sul ferro, non lo ha fatto, quindi aveva ragione l'italiano e questa volta ben giudicato. Ora c'è l'attacco di Tarantino che va a segno. Bene, si porta sul 3-2, momento di reazione finalmente dell'azzurro. Sì, adesso questa è la grinta che avrebbe dovuto esprimere prima. Brutta inquadratura che non ci permette certo di capire nulla. Sappiamo soltanto che c'è un'ulteriore estrazione a sorte delle priorità. Crediamo l'abbia Tarantino. Deve difendersi il francese alla destra del teleschermo. Indietreggia. Bravo. Ha parato scarso, quindi ha preso il colpo sul braccio. È andato a segno benissimo Tarantino, che ha recuperato improvvisamente la situazione. Si è portato sul 3-3. Ancora dei problemi. Vedete che infatti va a contestare prontamente con il tavolo del tabellone. Siamo 3-3. Vediamo se adesso la difesa di Tarantino. Bella uscita in tempo, peccato. Non si è accesa la lampada a suo favore, invece la lampadina dà ragione all'attacco deciso di Dorel. Prova l'apparecchiatura, funziona tutto, quindi stoccata da accettare. Momento delicato del match, c'è una simultanea. Sì, una piccola contestazione del francese che sostiene di aver anticipato, di essere stato più veloce, ma non è esatto. È andata bene così il giudizio dell'arbitro. Bella azione, prende il ferro, ha preso il ferro dal basso, è riuscito a spostarlo, quindi il tentativo di linea è stato... Si è portato sul 4-3, ecco la priorità espressa adesso da Dorel. Vediamo se viene data ragione all'azione di Tarantino, no. L'attacco vincente di Dorel che si porta sul 5-4. Non è contento Tarantino. Sì, non è soddisfatto effettivamente. Da qui, da questa angolazione, è difficile vedere la sfumatura, se c'è stata una pausa nell'attacco di Dorel e se Tarantino è partito in tempo. Comunque crediamo che l'azione non aveva grandi dubbi. Ecco, onestamente succedono spesso di poter vedere sfumature di azioni e ritardare un po' la partenza, però all'80% ormai con l'apparecchiatura elettrica i giudizi sono regolari e quindi vince sempre il migliore, insomma, perlomeno come dicevo, in buona parte di questi incontri. Ovviamente queste sovraimpressioni che vedete sono della televisione portoghese, non sono nostre, dunque i nomi che vedete passare sono... Sì, questo è il riepilogo delle finali del programma oggi. Ecco, vediamo finalmente l'inquadratura sufficientemente adatta per capire. Partenza in attacco di Tarantino. Uscita di Tarantino, ma l'arbitro dà ragione all'attacco del francese Dorel, che con un duplice 6-4 si aggiudica dunque questa prima semifinale e dunque conquista la possibilità di conquistare la medaglia d'oro di questi campionati europei. Fra poco in pedana un altro atleta italiano, Leonardo Caserta. Con questo Boris ungherese, Boris, anche questo è un incontro difficile, però non è detto che la sorte debba sempre sfavorirci. Intanto apprezziamo comunque un bel bronzo conquistato da Tarantino, che ha cercato di difendersi. Nel secondo incontro ha reagito abbastanza bene, ha trovato un attacco più convinto, più deciso, si è cominciato ad allungare, il braccio l'ha portato più in avanti, ha messo un momentino di maggiore decisione nelle sue azioni, cosa che non aveva fatto nel primo incontro, quindi l'ha un po' regalato, dobbiamo dire, ha subito un po' l'esperienza, ha cercato di fare una tattica di studio più raffinata, ma non era il caso. In questi momenti, quando le cose non girano bene, conviene entrare decisamente in attacco e entrare al limite sui simultanei e tentare delle parate risposte che da qualche anno i nostri ragazzi nella sciabola applicano un po' meno. Vediamo il fisioterapista Claudio Amici, da anni ormai con le nazionali maggiori, anche quelle giovanili. Ed ecco che possiamo seguire il cercato l'azione di punta sotto, però lui ha trovato il ferro Dorel, quindi ha diritto alla parata risposta e quindi gliela ha ricostruita bene il presidente di giuria, niente da dire. La rivediamo anche da qui, indietreggia, sta con la punta in linea, Tarantino a sinistra, parte in anticipo, però vedete che subito lui ha trovato il ferro e ha risposto, lampadine scendono insieme, però a quel punto scatta la ricostruzione, scatta la convenzione, quindi il presidente di giuria ha espresso la sua valida esperienza e anche l'utilità in questi casi del presidente di giuria. Bene, apprestiamoci dunque a seguire il secondo incontro di semifinale, quello con l'altro azzurro impegnato, come abbiamo già detto, Leonardo Caserta, classe 1970, dunque 22enne. Sì, non è più fra i giovani nella categoria giovanile, però in quella categoria, quella fascia intermedia delicatissima che o ci si inserisce. Eccolo qua, la regia portoghese gli dedica questo bel primo piano, anche se in questo momento è girato di spalle, ed eccolo. Dobbiamo dire che per questi ragazzi è importante,
È importante fare questi europei bene, perché siccome stanno rinnovando la squadra nazionale superiore dopo queste Olimpiadi un po' disastrose a livello di squadra, effettivamente probabilmente Dino Meglio, Giovanni Scalzo saranno un po' fermi, la federazione ha lasciato un attimo fuori, quindi potrebbero conquistarsi il posto per i prossimi mondiali assoluti. Vediamo cosa succede dunque. Si inizia come quasi di consueto con una simultanea, la prima volta non scatta il sorteggio, che invece ecco puntualmente arrivare. Sorteggio che favorisce l'ungherese Boros, che dunque può esprimere per primo la sua priorità. Ecco l'attacco. Credo che ci sia la linea a vantaggio italiano. Benissimo. Caserta, benissimo. Bravo, bravo. Si è opposto benissimo. Benissimo, ben fatto. Oggetto tecnico veramente di ottimo livello. 1-0, poi può immediatamente mettere a segno il suo attacco e portarsi dunque subito sul 2-0. Simultaneo ancora. Vediamo la priorità. Ancora di Caserta. Peccato, sì, l'ottima risposta da parte di Boros, che questa volta ha fermato l'attacco e si è dunque portato, portato a casa il primo punto a suo favore. Ora c'è l'attacco, bellissima, bellissima azione in tempo. Tentava di prendere il ferro, è andato col braccio indietro l'ungherese e Caserta immediatamente è entrato sul petto con un'uscita in tempo in flash di taglio. 3-1. Ancora un simultaneo, si fermano tutti e due e partono insieme, quindi vediamo la priorità a chi andrà, sempre a Caserta, benissimo. Potrebbe portarsi sul 4-1, dunque mettere una seria ipoteca su questa prima finale, vediamo, viene benissimo. Data ragione, simultanea. Sì, sì, anche perché la linea non era convinta, il braccio era semipiegato, quindi è rimasto un po' indeciso l'ungherese. 4-1. Deve difendersi Caserta adesso, sempre in linea, prende il ferro battendo sull'avanzamento, benissimo, buona ottimo ricostruzione. Con un 5-1 netto, Leonardo Caserta si aggiudica questo primo assalto della sua semifinale. Sì, molto lucido, ha tirato bene, sereno. Sicuramente delle ottime cose. Sì. Un ragazzo che ha dimostrato di esprimere 3-4 azioni diverse, quindi un bagaglio completo, sereno, lucido, non si è fatto assolutamente innervosire dalla scuola ungherese, da uno schema particolare rispetto a quella francese. Sicuramente gli ungheresi hanno dei ritmi e dei tempi un po' atipici rispetto alle abitudini nostre italiane, però una volta inquadrate le situazioni tattiche. Ancora il simultaneo, però ancora credo... segno Caserta. Bene. Ha ragione in questo sì, caso. Sì, mi è sfuggito che simultaneo ha arretrato col braccio il ungherese, quindi mi era sfuggito questa azione. E questa volta scusa. Questa volta ha ragione Boros, 1-1. Sicuramente i nostri telespettatori potranno apprezzare la rapidità dell'azione della sciabola, veramente nella quale sostanzialmente l'uso del cronometro ci sembra sì, quasi superfluo ormai. Sì, sì, direi sei di minuti sì, non li abbiamo mai visti completare. Intanto Caserta ancora ha avuto ragione nella ricostruzione arbitrale, si è portato sul 2-1, non è affatto contento Boros della sua della decisione dell'arbitro. Il mancino Boros, gli ungheresi hanno molti atleti mancini, evidentemente se non sono naturali mancini li impostano anche di in guardia di sinistro, perché indubbiamente il vantaggio c'è e allora cercano di portare avanti questo vediamo sistema. Perché qualche cosa potrebbe essere successo in questa fase di parlottamento con l'arbitro da parte di entrambi gli atleti, mentre intanto in contemporanea con la diretta la regia ci propone questo rallenti, ci impedisce di vedere cosa succede. Nulla di fatto, comunque il punteggio resta sul 2-1. Mi sembra che questa volta ci sia stata l'azione vincente da parte di Boros. Sì, che sì, è uscito in tempo sull'avanzamento e ha infilato Caserta portandosi sul 2-0. Buono l'attacco, bellissimo, ha fatto una bella finta, ha rallentato e poi alla fine ha completato l'azione mandandolo a vuoto nella parata, bellissima azione, bravo. E questa volta la sua difesa era troppo breve, la distanza ragione, era troppo ravvicinata. Boros nella prosecuzione del suo attacco, qui possiamo vedere, Michele, sono molto importanti anche magari i colpi di polso, no? La potenza nell'arma della sciabola. Sì, si affonda con l'aiuto del polso, l'avambraccio, polso e il pollice che affonda la punta velocemente, quindi è difficile per questo vederle. Va però bene toccare in qualunque modo, di taglio, di punta. Quindi certo, certo, basta appoggiare la lama sul corpetto elettrico. Si mette in linea Caserta, vediamo se l'arbitro credo di no, gli dà ragione. Credo di no, perché lui ha tolto la linea per dare un colpo al braccio in tempo, quindi in quel momento è arrivato anche l'attacco, quindi ha perso la sua priorità, diciamo, di azione. 4-3, ora viene ad attaccare, si mette in linea Boros, dà ragione, la sua azione difensiva questa volta è stata completata fino alla fine, di conseguenza si aggiudica questo secondo assalto per 5-3 e costringe dunque Caserta alla bella, peccato, speravamo potesse aggiudicarsi magari questa semifinale in due soli incontri, invece adesso dovrà ricorrere
Ha tirato bene Boros perché ha cambiato la tattica, ha preso le misure di Caserta, non l'ha più subito, ha cercato di tenerlo a distanza con l'arma in linea e vediamo questo rallentamento. L'arma in linea così lo anticipa perfettamente mentre Caserta cerca di portare via il ferro dell'avversario, quindi è stata un'azione chiara, limpida, anche ben fatta. Dietreggio, gliela mette in linea, proprio lo anticipa perfettamente. Ancora una volta la regia non ci fa vedere cosa succede in diretta, ci ripropone un replay non proprio eccezionale per tempismo. Intanto si esprime la prima priorità per un attacco simultaneo che favorisce l'atleta azzurro Caserta. Bene. Che va a segno proprio con un colpo sì, sul di braccio. Polso. L'ha toccato sul braccio mentre tentava la parata di terza a Boros e non gli è riuscita. Bella presa di ferro, bravissimo, l'abbiamo vista anche due nell'altro incontro, l'ha fatta molto bene. Si è opposto benissimo e ha preso immediatamente l'iniziativa portandosi sul 2-0. Simultaneo, a questo punto gli conviene andare sui simultanei perché spera di conquistarsi almeno le sue priorità. Dobbiamo ricordare che le priorità vengono date prima all'uno e poi anche all'altro. Certamente, no? È soltanto una questione di chi inizia sostanzialmente. Esatto. Ecco ancora Caserta che si porta in avanti, esce benissimo. Di pedana sì, Boros. Comunque l'avrebbe presa la stoccata perché è uscito anche di pedana, quindi 3-0. E ha preso il largo in questo assalto finale, in questa bella. Questa volta credo che abbia torto, non trova il ferro, quindi la sua azione è sbagliata e ha ragione l'attacco di Boros. Bene, espresse entrambe le priorità, si ricomincia dunque come al solito, consueto attacco simultaneo, consueta estrazione a sorte che questa volta favorisce per primo l'ungherese Boros, che dunque ha la facoltà. Vediamo che azione. Credo che abbia subito Caserta l'attacco a vantaggio di Boros, sì, troppo tardi. Infatti basta vedere l'accensione delle lampadine, quando si accendono insieme l'azione è espressa in modo regolare, è sicuro che chi attacca ha ragione. 3-2, vediamo come esprime la propria priorità a Caserta. Stanno riflettendo, vedo che prende tempo un po' l'ungherese, cerca di riordinare le idee. Meno male che è andato a vuoto perché l'aveva quasi anticipato, per fortuna è uscito e quindi l'attacco di Caserta va in bersaglio. 4-2, avrete potuto notare nel frattempo che il cronometro dietro l'atleta ungherese che adesso è riuscito ad andare a segno sull'attacco a vuoto di Caserta. Sì, voleva concludere il match, quindi peccato un po' di ingenuità, è stato il cronometro, avete potuto notare, anche se si tratta di tempo effettivo, che avrà segnato sì e no 15-18 secondi, quindi veramente sì, velocissimo. Ecco, c'è uno scambio e alla fine bravissimo Caserta ad approfittare del momento di indecisione dell'avversario e ad aggiudicarsi dunque con il punteggio di 6-4 questo ultimo assalto e dunque a conquistare la finale. Peccato, avremmo potuto avere una finale tutta italiana, comunque sono due medaglie garantite, ce lo siamo già conquistato. Vediamo rallentì l'attacco di, ecco, vediamo che parte l'ungherese, lui colpo in tempo nella parte alta del bersaglio fra maschera e petto. Va prima a vuoto, poi indietreggia, l'ungherese parte con più finta e lui lo anticipa con la parte alta del bersaglio. Avete visto, bella la azione. Lampadina si è accesa con un attimo di anticipo, dunque aveva ragione Caserta, non 6-4 ma 5-3 il punteggio di questo ultimo assalto di questa semifinale. Adesso dovremmo seguire come da programma le due semifinali del fioretto femminile. L'Italia ha inviato qui a Lisbona due atlete molto interessanti, soprattutto Valentina Vezzali, che è stata tra l'altro in lizza fino all'ultimo per far parte anche della squadra olimpica. Sì, e della scuola di Tricoli, del maestro di Iesi, che ha preparato la Trillini, altri atleti di grosso valore della scuola iesina, quindi è un atleta sicuramente ad alto livello, possiamo sperare di vedere una buona scherma con questo atleta. Mentre speriamo che questa finalissima dopo di Sciabola per la conquista dell'oro ci possa far vedere un'azione valida. Credo che la scuola di Caserta, con la scherma che abbiamo visto questa sera, potrebbe anche interrompere questa famosa azione di difesa e anche l'esperienza di Dorel, che prima ha dominato nettamente il nostro Luigi Tarantino. Nel frattempo la televisione portoghese, vedete, sta effettuando un'intervista con l'allenatore della nazionale lusitana, un'intervista che noi non possiamo ascoltare, che in ogni caso non potrebbe trovare grande interesse in Italia, visto che la scuola portoghese, come giustamente Michele Maffei vi ha detto più volte ieri, non è certo all'avanguardia nella scherma
né europea né tantomeno mondiale. No, non credo, anche perché loro non hanno assolutamente preso maestri di altri paesi, non hanno una grande selezione, hanno un'attività sportiva limitata, questo non soltanto nella schema ma anche in altre discipline, quindi salvo il calcio dove hanno espresso nel passato momenti interessanti, nella scherma effettivamente sono più di 15-20 anni che non vi sono atleti di grosso livello. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante in attesa di avere in pedana le atlete del fioretto femminile. Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Pedana dell'Aula Magna dell'Università Classica di Lisbona, dove in questo momento è in programma la prima delle due semifinali del fioretto femminile. 3-1 il punteggio, anzi 4-1 in questo momento per la tedesca Sabine Bau, che vedete alla destra dei vostri teleschermi, opposta all'ungherese Uzzi. La Bau che abbiamo avuto occasione di vedere all'opera, ovviamente, nella squadra titolare olimpica tedesca, una squadra fortissima che ha conteso alle azzurre il titolo. Nettamente favorita, una schema molto più chiara, la nostra Bau vediamo che cerca proprio di giocarsi l'incontro senza neanche affaticarsi particolarmente, leve più lunghe, parliamo di fioretto, arma di base, si tocca solo di punta, bersaglio valido è il tronco, escludendo testa, braccia e gambe che non sono bersagli validi. Qui la lampadina si accende, anche quella non valida, quindi ci può essere lampadina rossa o verde per il bersaglio valido, bianca per il bersaglio non valido. Ecco che va a segno la Bau, che insiste con il suo attacco, riesce a interpretare per prima il cambio di ritmo di questo assalto, se lo aggiudica per 5-2. Ecco, Michele, che tipo di utilità può avere mandare un atleta di questo livello a una competizione come questa, dove tante nazioni, a cominciare dall'Italia, preferiscono mandare, diciamo, le leve più giovani? Beh, indubbiamente la Germania deve recuperare qualche brutta figura fatta a Barcellona alle ultime Olimpiadi, quindi avranno alternato le presenze mandando atleti forti per conquistarsi con certezza almeno una o due delle competizioni, delle armi previste agli europei, e magari provare qualche atleta giovane. Però indubbiamente potresti dire che la stessa Bau voleva forse partecipare per mettere a punto la sua preparazione, vedere di ritrovare la voglia, la grinta e la spinta. Partire bene anche in un europeo di questo tipo può significare iniziare l'annata con uno spirito nuovo. E quindi l'allenatore tedesco, il signor Beck, che per tanti anni ha costruito in Germania una squadra di fioretto molto forte, sia femminile che maschile, anche nella spada, cerca una rivalsa, cerca in qualche modo di mantenersi forse il suo posto, tutto sommato, perché si parlava addirittura di sostituirlo. Bene, vediamo come inizia questo assalto di rivincita. La Bau dunque si è imposta senza troppe difficoltà per 5-2, come diceva giustamente Maffei, senza neanche dar l'impressione di impegnarsi al 100%. La sua superiorità non sembra assolutamente in discussione. Peccato per le atlete italiane, soprattutto per Valentina Vezzali, che non ha conquistato l'accesso alla semifinale. L'altra era Anna Maria Giacometti della Cariplo Meneghina, dunque è un'atleta milanese, classe 73. E intanto la Bau va a segno nuovamente, si porta sul 2-0, sta conducendo davvero in scioltezza questo assalto. Ha schivato il colpo, ha tirato un colpo di arresto, restando sul posto, quindi ha spostato il tronco per far uscire la punta della sua avversaria. Quindi sta provando variazioni, vedete anche qui che ha quasi sbagliato, è riuscita poi a mettere la punta in bersaglio, perché non è che sia opposta in maniera utile la sua avversaria, non è sicuramente all'altezza, non ha il senso del tempo e della misura che la Bau invece riesce ad esprimere. Vedete la misura, questa volta ecco ha tirato un colpo in tempo, credo che però abbia ragione la Uzzi. È partita in flash. Si era accesa un attimo prima la lampadina, sì, rossa, però la continuità dell'azione, esatto, dell'atleta ungherese è stata premiata nella ricostruzione dell'arbitro. Niente di fatto, vediamo che si corpo a corpo senza aver messo a segno sulla stoccata. Bersaglio non valido. Ecco, giustamente mi dice Maffei, la Usti è tedesca, io l'ho chiamata ungherese più volte, mi sono fatto confondere da questo cognome, sì, magari sì, è naturalizzata anche lei, perché è un'altra giovane atleta tedesca, sì, è curioso il fatto che le due atlete si siano trovate di fronte immediatamente in semifinale, che il sorteggio diciamo di assegnazione dei gironi non abbia consentito loro di affrontarsi solo in finale, invece le due atlete sono già di fronte, quindi la meno celebre Uzzi nei confronti della Sabine Bau, sono entrambe tedesche, dunque mi correggo. L'ho chiamata ungherese per tutto il cognome, può ingannare il cognome. Probabilmente è ungherese, perché i tedeschi hanno anche atleti polacchi diventati tedeschi. Sì, atleti anche sovietici. Sì, sì. Hanno fatto degli acquisti di grosso livello.
diciamo che sono abituati a primeggiare, cercano di farlo in ogni modo, anche magari agendo ai limiti dei regolamenti internazionali. Bordo pedana la Sabina Bau, che si difende molto bene, attacca lei, però va in bersaglio non valido, niente di fatto, si è riportata al centro della pedana per uscire dalla zona di pericolo del limite della pedana di 14 metri, la pedana è lunga 14 metri. Ora sono in centro della pedana, indietreggia, cerca di parare la Bau, niente di fatto. C'è un bersaglio non valido, si resta sul punteggio di 4-1 a favore della Bau, alla destra dei nostri teleschermi. Va a segno con un attacco convinto, sì. Mi sembra che la Bau abbia praticamente rinunciato a difendersi. Sì, ha quasi sperato che andasse molto corta da sola e è rimasta quasi ferma per poi mettere il colpo di risposta, invece l'altra si è allungata un po' di più e quindi è entrata nel fianco. 4-2. Sì, credo che anche psicologicamente la Uzi stia cedendo volutamente perché non ha interesse a togliere questa possibilità di medaglia d'oro alla Bau. Ancora segno comunque, in questo caso nel corpo a corpo è riuscita a trovare lo spiraglio per toccare l'avversaria, dunque 3-4 in questo momento. Vediamo se la Bau decide di concludere questo assalto oppure di prolungarlo ulteriormente, mi sembra che sia tutto nelle sue volontà. Vediamo se corpo a corpo, niente di fatto, non riescono a mettere la punta in bersaglio nessuna delle due, distanza ravvicinatissima. Non ha fiducia la Bau nel portare il colpo diretto in allungo. Non è indietreggiata sufficientemente la Uzi per facilitare l'affondo della Bau. Adesso vediamo se la misura sarà migliore. E infatti credo che vada in bersaglio. Però va in bersaglio non valido. No, si è acceso anche il bersaglio non valido. In sovrimpressione soltanto la lampadina sì, rossa. Noi non abbiamo il bersaglio. Nei quadratini piccoli non c'è. In questi che vedete proprio sopra le atlete, alla destra delle atlete. Va a segno intanto ancora molto bene la Uzi, che si porta dunque sul 4-5 Rosalia Uzi. Sì, è riuscita poi a tirare un attacco in flash quasi da sciabolatrice. Ricordiamo che la sciabola non viene fatta dalle nostre donne, quindi neanche... viene fatta invece la spada, che non era nel programma olimpico. E adesso è la Bau che trova l'azione. Sì, però deve arrivare a questo punto a due di stoccate. Vincente 5-4, sì, si chiude a 6. Si mantiene le energie per la finale, evidentemente la Bau ancora confida di chiudere il match con tranquillità. Vediamo se riuscirà a chiuderlo adesso con un'azione diretta. No, credo vada in bersaglio non valido, infatti si è vista la lampadina bianca sopra il numerino 4 delle stoccate che ha messo a segno la Uzi. Non si vede in sovrimpressione niente, bersaglio non valido. Attacco della Bau sul braccio. Sì, quasi all'altezza della spalla. Sì, infatti si era massaggiata un momento la Uzi. Prova a prendere il tempo all'avversaria, nessuna delle due atlete va a segno, dunque si ricomincia sul punteggio di 5-4, ancora per Sabine Bau in questo secondo assalto. Sta concentrando la Bau adesso per chiudere, non vorrebbe adesso forse... Si ha scherzato troppo, forse adesso non è più il momento. Vediamo. Quindi la misura è molto più attenta, tira un colpo in tempo in ritardo, va sul bersaglio non valido, l'altra va a vuoto, se invece entrava in bersaglio avrebbe avuto ragione perché ha tirato un attacco diretto. Niente di fatto, ancora... Non si è acceso nulla. Imprecisione nella punta di tutte e due le atlete. Il tempo scorre, non so quanto tempo è passato. Mancano circa 3 minuti. E ancora... c'è tempo, adesso il cronometro si ferma in attesa di sistemare il fioretto, la Uzi guadagna anche un po' di fiato, approfitta di questo momento di pausa. La seconda semifinale vedrà in pedana l'atleta bielorussa Šestković contro la ungherese Mohamed, che anch'essa faceva parte della nazionale olimpica, anche se in panchina. Sì, faceva parte della squadra, ma è stata spesso utilizzata in incontri per importanti. Momento di pausa, evidentemente l'attrezzatura non funziona. Questi amici portoghesi non riescono a mettere a punto tutte le attrezzature. Alla perfezione? Alla perfezione, sì. Anche per loro sarà un banco di prova, tutto sommato, un'esperienza. Anche dal punto di vista televisivo, sicuramente qualcosa si può migliorare. Sì, si può fare qualcosa di meglio. Soprattutto quando ci mandano sui circuiti internazionali le interviste
loro personali, che chiaramente noi non possiamo sentire e che comunque per noi rivestono poco interesse, e magari nel frattempo, come è accaduto poco fa, in pedana era già iniziata la semifinale del fioretto femminile. È chiaro che le priorità, diciamo, locali vanno adeguate a quelle che sono poi invece le necessità delle televisioni internazionali collegate, come nel caso di Tele Monte Carlo, che vi sta offrendo questa edizione dei campionati europei di scherma in diretta da Lisbona, Portogallo. Ci sono grossi problemi con il meccanismo elettrico del fioretto delle due atlete che sono in pedana in questo momento, due atlete tedesche, Rosalia Kutzi e Sabine Bau, eccola qua, primo piano dedicato a questa atleta. Provano l'apparecchio, se il bersaglio valido funziona, sembra che tutto sia a posto. Vediamo, 5-4 per la Bau, che si è aggiudicata il primo assalto per 5-2, dunque è ad una stoccata dalla conquista della finale. Un atleta che ha già parecchia esperienza sia a livello di Coppa del Mondo che a livello olimpico. Sì, ha vinto le Olimpiadi a squadre, ha avuto risultati grossi a livello mondiale, argento, bronzo, plurimedagliata. Attacco non valido, si vede sulla colonnina. Sfortunata la Uzi, si è accesa anche la lampadina bianca, poteva essere la stoccata del 5 pari. Certo, ha preso coraggio, vediamo. Simultaneo questa volta, credo che non assegni stoccata, infatti così è. Al bordo pedana la Bau, non può indietreggiare per più di mezzo metro, infatti cerca l'attacco, pare risponde la Uzi ma va in bersaglio non valido. È andata bene la Bau questa azione. E credo che si è accesa una lampadina, ma dopo l'alt del presidente di giuria. Quindi non era valida in questo caso la stoccata della Bau, che era uscita dal corpo a corpo. 2 minuti e 49 secondi al termine, nel caso si rimanesse su questo punteggio ovviamente avrebbe ragione la Bau, che è in vantaggio in questo caso di una stoccata. Adesso comunque riesce a dare consecutività al suo attacco e a chiudere definitivamente l'incontro con il punteggio di 5-2, 6-4, conquista l'accesso alla finale. Tra poco dovrebbero scendere in pedana le altre due atlete, sono, come vi ho detto già, l'ungherese Mohamed e la bielorussa Cescovic, uscite dalla grande madre Unione Sovietica. Queste atlete adesso bielorusse, ucraine. Peccato, quando vedo questi rallenti non si riesce a vedere la lampadina per cercare di spiegare meglio durante il replay l'azione in dettaglio. La rivediamo, un'altra angolazione, attacca a vuoto la Uzi, riprende l'attacco col braccio in alto la Bau e lancia il suo attacco, non tocca nessuna delle due e poi alla fine al terzo tentativo in uscita della Uzi la Bau si allunga e mette in petto, nella parte alta del petto, l'ultima stoccata. 5-2, 6-4, potete vedere dunque il punteggio che ha consentito alla più esperta delle due atlete tedesche di conquistare l'accesso alla finale. Adesso sono già in pedana, stanno praticamente attaccando il loro corpetto allo spinotto della segnalazione elettrica, le altre due atlete. Primo piano per la bielorussa Cescovic. Ancora bellissima ragazza. Ecco, Cescovic, per essere corretti. Ecco, l'ungherese Mohamed di chiarissima, sia per quello che riguarda il nome sia per quello che possiamo vedere dall'aspetto fisico, di chiarissima provenienza, non proprio ungherese pura. Non noto il biondo. Non ha l'aspetto tipico dei paesi dell'est europeo. Mancina mi pare, no? La Mohamed, sì, atleta mancina. Stanno provando la resistenza al peso, no? Al peso della punta, che deve sostenere mezzo chilo, 500 grammi di peso per essere regolare. Sembra tutto a posto, vediamo il consueto saluto alla giuria. Maschera scura per evitare il riverbero delle luci, quindi per avere una visione chiara dell'avversaria, del bersaglio. Ricordiamo, si tocca nel fioretto di punta, il bersaglio valido è il tronco, sono escluse braccia, testa e gambe, che sono bersagli non validi. Più veloce quella Mohamed, ho visto che attacchi sicuramente rispetto all'incontro precedente, più veloci, più mobili sulle gambe tutte e due le atlete. Parte in attacco la sovietica, chiamiamola la sovietica, comunque la bielorussa. La bielorussa Snestovic, che va in bersaglio non valido.
Vediamo adesso l'iniziativa della Mohamed, che non riesce a trovare il corpetto dell'avversaria, si è girata verso le colonnine, la Bielorussa, per controllare che tutto fosse ancora bersaglio non valido, quindi niente di fatto, ancora l'attacco della... attacco non valido da parte della ungherese, che va in bersaglio non valido, quindi niente di fatto, 0-0. Ha costretto quasi alla fine della pedana l'avversaria, adesso però non spinge a fondo il suo attacco, preferisce una fase di studio, va ancora in bersaglio non valido in uscita la bielorussa Shestnovich. Da questo momento in poi chiamiamola la bielorussa. Per semplificare, perché certamente non ha uno dei cognomi più facili da pronunciare. Shestnovich. Alla destra del teleschermo. Alla destra del teleschermo. Ancora prova ad allungarsi la Mohamed, che non va a segno. La risposta dell'atleta bielorussa è in bersaglio non valido. Si resta sullo 0-0 dopo il primo minuto e 5 secondi di questo primo assalto della seconda semifinale del fioretto femminile. Ancora bersaglio non valido dell'attacco della Mohamed. Sembravano partite più in modo più convincente le due atlete, adesso però è riuscita praticamente a schivare e ha risposto bene. La Mohamed ha fatto una grande risposta, ben fatta, in tempo, ha aspettato l'attacco della bielorussa e ha risposto velocemente, quindi bella azione. Si è portata sull'1-0, è la prima stoccata segnata, adesso sfrutta il suo allungo la Shestnovich e si porta sull'1 pari. C'è una evidente differenza di altezza tra le due atlete in pedana. Sì, infatti la tattica della bielorussa deve essere quello di fare passi brevi e allungarsi all'ultimo momento sfruttando il braccio più lungo e anche le gambe più lunghe. Cerca la palla di risposta. Bersaglio non valido per la Mohamed. Ancora prova ad allungarsi la Shestnovic, colpisce il bersaglio non valido, però costringe, vedete, l'avversaria nella parte finale della pedana. Niente di fatto, tutte azioni di anticipo cerca la bielorussa, ma non riesce a trovare la distanza. Dovrebbe provare a parare o comunque, ecco, ancora tenta un colpo d'anticipo, però l'attacco non lo vediamo in sovraimpressione, forse va in bersaglio non valido quello della Mohamed. Vediamo, vediamo se la regia allarga un attimo l'inquadratura per inquadrare le due colonnine. Il punteggio dovrebbe essere comunque sempre di 1-1. Attacca fuori misura e va in bersaglio non valido la bielorussa e ha parato scarso la Mohamed, quindi però poi gli ha dato la palla di risposta, quindi 2-1. Sì. È più guardinga la Mohamed, la sta aspettando, non rischia nell'attacco, mentre la bielorussa cerca di attaccare, spesso è fuori misura e quindi fa il gioco dell'avversaria. Un po' più lenta la bielorussa rispetto alla Mohamed. Sì, chiaramente diciamo l'altezza sicuramente privilegia l'allungo, ma un po' danneggia la rapidità dei movimenti. La Mohamed prende il tempo benissimo all'avversaria, sì, e si porta sul 3-1. Una buona azione, ha preso anche il ferro, è riuscita proprio a chiuderla. Non può assolutamente opporsi all'allungo di potenza dell'avversaria la Mohamed, dunque la Shestnovich si porta sul 2-3. È un incontro comunque abbastanza lento, riesce ad avere ragione la Mohamed, la Shestnovich si è fermata convinta di essere andata a segno, invece non aveva trovato il bersaglio e la Mohamed invece non si è persa d'animo. Molto più calma, sta tirando con calma, tranquilla, non ha nulla da perdere. Ha infilato il 4-2. Bersaglio non valido, l'attacco della bielorussa va sul braccio, niente di fatto. E questa volta l'attacco della... come si chiama? La? Shestnovich. Shestnovich, ma tu ti sei allenato, quindi... Sì, io ormai ho acquisito perfettamente, almeno spero, la dizione del nome di questa atleta bielorussa, che sfrutta ancora molto bene il suo allungo con questo colpo portato, sì, portato un po' all'esterno, no? All'esterno, sì, all'esterno, perché con i mancini bisogna fare andare sul petto esterno, sulla parte alta esterna al petto, perché è più facile entrare. Adesso l'attacco della bielorussa va in bersaglio non valido. 4 pari il punteggio, dunque si è completamente riequilibrato l'incontro. La Mohamed prova a contrattaccare la schiena e non gli riesce. Ancora, solita azione di allungo, la Mohamed
esce benissimo da questa volta dall'azione dell'avversaria e va a segno con la stoccata che la porta sul 5-4. Spettacolo in bersaglio normale della Mohamed. È scivolata per un attimo la Šestnović sulla pedana, che come potete vedere è argentata. E ora la Mohamed mette a segno la sua stoccata conclusiva, 6-4, primo assalto a favore dunque dell'atleta ungherese questa volta, non ci sono dubbi. Anche la pedana, come dicevi te, è quel colore così metallico, argentato, perché poi è isolata e impedisce di far accendere la lampadina se la punta dovesse toccare la parte della pedana durante le fasi di studio, durante le azioni. Vediamo a rallenti l'azione, a destra la bielorussa che cerca di partire con allungo, però viene anticipata quando aveva il braccio ancora arretrato, sì, e comunque non era andata a segno in nessun caso, non ha colto neanche il bersaglio non valido, niente, completamente è andata a vuoto, a vuoto in pieno, imprecisa. Vediamo che reazione porterà la bielorussa rispetto alla scherma più attenta e precisa dell'ungherese, che ha fatto delle belle parate e anche qualche azione di attacco, quindi si è mossa sicuramente con più attenzione e più esperienza. Tattica positiva. Ecco la scivolata della Šestnović, l'avevo già vista prima, non mi sembra avere le scarpe più adatte, perché almeno un paio di volte ha dato l'impressione di non riuscire a controllare perfettamente i suoi movimenti sulla pedana. Sì, quando sono un po' consumate, le suole probabilmente non tengono più. Prova come al solito ad allungarsi, va in bersaglio non valido. Ripete spesso, diciamo, ormai è entrata in un cliché, il suo attacco è sempre lo stesso, ad uscire dalla... Dovrebbe far finta di attaccare e aspettare la reazione della Mohamed, tutto sommato. Al limite della pedana la bielorussa deve cercare di difendersi, infatti attacca per uscire dal momento di crisi e viene va anticipata. Fuori, si va anche fuori col suo attacco, quindi l'altra la... La Mohamed è riuscita a deludere l'attacco dell'avversaria e a infilare invece la sua stoccata vincente, 1-0 per la piccola, rapidissima atleta ungherese. Sicuramente è un bagaglio più completo, sta meritandosi questo vantaggio sicuramente. Non cade nella provocazione della bielorussa, l'attende, pare risponde, va a vuoto, ora attacca decisamente e credo che vada in bersaglio, perfetto. 2-0 per la Mohamed, ricostruzione arbitrale che le dà ragione nel caso di stoccata contemporanea. Come più volte vi ha detto Maffei, in quest'arma c'è la convenzione, ricostruzione dell'arbitro nel caso di ricostruzione dell'azione d'attacco, della continuità dell'azione è decisiva per l'attribuzione delle stoccate. 2-0, è andata in bersaglio non valido la Šestnović, che prova con il suo consueto allungo, non va a segno, continua a non trovare il corpetto dell'avversaria. Sì, perché anticipa troppo con le gambe, quindi non riesce a... Poi ormai mi sembra che la Mohamed le abbia preso le misure, anche se questa volta ha ragione finalmente la Šestnović, riesce ad indietreggiare con quell'attimo di anticipo che le consente di schivare o di evitare in ogni caso di mandare a vuoto l'avversario. Sì, infatti stavolta è andata a vuoto la Mohamed, non è che come azione avrebbe avuto ragione. Questa volta attacca decisamente molto bene la Mohamed e va in bersaglio. 3-1, dunque si avvicina per lei l'accesso alla finale. Di studio, attacco sempre con lo stesso metodo della bielorussa, che è un bersaglio non valido, ai limiti della pedana la ungherese che riesce a chiuderla nell'attacco della sovietica, la ex sovietica, lei chiude con un'azione di contrazione, difficile da spiegare adesso, comunque una sola lampadina a suo vantaggio, questo è importante. 4-1 per la Mohamed, che dunque ad una stoccata dalla conquista della finale, dove dovrebbe vedersela contro la Bau, vediamo. Ha ritentato la sensazione, però va in bersaglio non valido la Šestnović e quindi Šestnović. Vabbè, io vorrei la bielorussa ancora un'azione contemporanea, vediamo in bersaglio non valido la Mohamed. Si resta sul punteggio di 4-1, 1 minuto e 34 secondi il tempo scandito dal cronometro fino a questo momento. Al termine dei 5 minuti l'arbitro ferma l'incontro e dà il minuto finale, non ce n'è bisogno perché la Mohamed chiude questo assalto con il punteggio di 5-2, 6-4, 5-2, dunque conquista l'accesso alla finale dove dovrà vedersela contro la tedesca Sabine Bau. Noi ci fermiamo per qualche istante. Telemonte Carlo, linea diretta con lo sport.
Ah, qui si può toccare anche di taglio, di punta, nella sciabola, e invece Caserta è riuscito a trovare un po' di ferro, è entrato dalla parte alta del bersaglio, quindi c'è un malparé da parte del francese, quindi 4 punti. Simultaneo andando all'estrazione della priorità dell'attacco, vediamo a chi va a vantaggio di Dorelli in questo momento. Dorelli che ha eliminato l'altro azzurro che si era qualificato per le semifinali. Bella azione di Tarantino, è andato ancora a segno Caserta, che dunque si sta... è portato in vantaggio 5-4, ha l'opportunità di chiudere questo primo assalto, vediamo se sfrutta a dovere la bellissimo sua priorità, va a segno stupendamente, dunque conquista per 6-4 il primo assalto. Bel match, ha reagito perché stava perdendo, durante l'incontro era partito in svantaggio 2-0, ha recuperato, veramente ha tirato molto bene, ha trovato un po' di velocità nell'attacco, ha cercato di affondare bene i colpi, ricordiamo nella sciabola si tocca di taglio, controtaglio e punta, il bersaglio valido è la maschera, il tronco, sono escluse soltanto le gambe che non sono considerate bersaglio valido. Ecco il secondo incontro, vediamo se riesce a confermare questa azione decisa di prese di ferro, di attacco nei confronti di Dorel, che è sicuramente più esperto di lui, ma probabilmente accusa segni di stanchezza, ce lo auguriamo per lui. Da continuità alla sezione offensiva Dorel, si porta in vantaggio per 1-0 in questa, in questo secondo assalto. Questa è la finale dei campionati europei di scherma che stiamo trasmettendo attacco in diretta buono da Lisbona, va a segno Caserta che No, gli ha dato la propria risposta. Non va a segno perché va prima corto, poi la continuazione viene data buona, quindi ha ragione Dorelli nella risposta. Simultaneo adesso, vanno sulla priorità nell'attacco, vediamo. Sarà per Caserta la priorità, quindi deve cercare di accorciare la distanza adesso, se no prende il via Dorelli ed è difficile poi recuperare. La sciabola è velocissima, come stiamo vedendo. In colpo d'anticipo, una sciabolata in tempo di Dorelli sull'avanzamento di Caserta. 3-0, si sta mettendo male questo secondo assalto, ma era anche prevedibile una reazione da parte del francese, no? Un po' rilassato, sì. Qui vediamo se dà ragione a Caserta nella sua parata e risposta oppure no. No, perché no, l'azione era che la battuta l'aveva fatta il francese, quindi il presidente, che secondo me ha visto bene, ha dato l'attacco di Dorelli. 4-0. Qui non si vede niente, anche se sappiamo che è partito Caserta, però credo che sia andato a vuoto, quindi vedo 4-1, la stoccata è stata data valida, era andato a segno solo Caserta, che dunque ha accorciato le distanze, si è portato sul 4-1-4, anzi 1-4, benissimo, c'è da recuperare ma è un po' difficilino a questo punto. Simultaneo, priorità dell'attacco andrà a favore di Dorel. E dunque ha l'opportunità per chiudere, vediamo, manda credo che a vuoto Caserta, la chiusura 5-1, sì, e insomma chiude 5-1, dunque si aggiudica la rivincita d'Orel, tutto da rifare, c'è la bella che stabilirà chi tra il francese Jean Dorel e tra l'italiano e l'italiano Leonardo Caserta diventerà il campione europeo di scherma. Specialità sciabola. Si tocca con la sciabola di taglio, controtaglio e punta. Ricordo che il bersaglio valido è testa e tronco, sono escluse le gambe. Il terapista che ha dato un po' di acqua per... quello che ha dato una grande mano a Giovanna Trillini durante tutti i campionati. Sì, ha fatto quella bellissima fasciatura per permettergli di fare quella finale splendida. Priorità quindi adesso a vantaggio di Caserta. Mette in linea forse in ritardo, però gli dà la linea, secondo me ha sbagliato il pesi di giuria, io davo ragione a Caserta perché... e invece la stoccata viene attribuita a Dorel, che dunque si porta in vantaggio per 1-0, poi gestisce la sua priorità in modo non efficace e si porta sul 2-0 tra qualche contestazione dei tifosi italiani, dal clan italiano presente nel parterre. 2-0, priorità. Si va a giocare le priorità a Dorel per cercare di approfittare delle sue priorità quando gli vengono assegnate, quindi circa il simultaneo è tatticamente certo, a questo giusto punto può gestire un vantaggio di due stoccate. Vediamo l'attacco di Caserta che para scarso, che para scarso Dorel, quindi va benissimo l'attacco diretto di Caserta, 2-1. Un momento molto delicato qui che dobbiamo trovare la giusta tattica, se difendersi, cerca di difendersi, poi va a parare, ho paura a vuoto, infatti la lampadina si accende a svantaggio di Caserta.
3-1 per Dorel, che sta dunque sfruttando questo momento favorevole con le priorità. Adesso invece se la possono giocare normale, non ci sono assegnazioni di priorità. Credo che vada a vuoto, primo attacco di Caserta, la risposta a vantaggio di Dorel è buona. 4-1, siamo probabilmente all'epilogo di questa finale maschile della sciabola, dunque sta per sfumare la possibilità per l'Italia di conquistare almeno un titolo, almeno una medaglia d'oro. Vediamo un ennesimo attacco in simultaneo, chiaramente questo a questo punto favorisce Dorel, ecco 4-1 che ha la possibilità di esprimere la sua priorità ed eventualmente di chiudere il confronto. È veramente un assalto da o la borsa o la vita per Caserta. Ecco, gli ha dato una partenza di Caserta, bene, è riuscito a reagire in questo momento assolutamente disperato. 4-2, adesso esprime la priorità Caserta. E ha ragione Caserta, benissimo. Infatti il francese voleva chiudere, Dorel invece niente, aveva torto, giustamente ha tirato il colpo in tempo troppo in ritardo, arrivano insieme, quindi ha ragione l'attacco di Caserta. 4-3, bene, c'è una valida reazione del rappresentante napoletano. Priorità per Caserta, potrebbe andare su 4 pari. Atleta del Posillipo Napoli. Attacco diretto bellissimo, senza proprio fatto in tempo lento. 4 pari, dunque tutto da rifare. Grande rimonta di Leonardo Caserta che da 1-4 si è portata sul 4 pari. Adesso c'è la priorità di Dorel, vediamo come si comporta il transalpino. Bellissima l'azione di Caserta che si porta sul 5-4. L'ha fermato con la punta e poi è partito in flash. Sembrava finito l'incontro, invece la reazione dell'azzurro è stata stupenda. Adesso in vantaggio di una stoccata, 5-4, dunque ha saputo reagire prontamente. Mano andato sul simultaneo volutamente Caserta. Oh, sì, si è innervosito Dorel, mi sembra. Adesso può esprimere la priorità, vediamo se Caserta riuscirà a trovare un'altra azione vincente, sarebbe definitiva. Si è accesa la lampadina per un difetto all'apparecchiatura prima che ci fosse il contatto col bersaglio. Aveva provato il colpo in linea, l'azzurro. Ha ragione Dorel che stavolta si è ammesso che non ha preso di ferro. Ha ragione Caserta che ha preso ferro sulla panzanetta. Il titolo europeo superando 6-4. Non è convinto Dorel. Al terzo assalto Jean Dorel, non è per niente soddisfatto il francese che ha avuto la grande occasione di vincere. Gioia per Attilio Fini, gioia comunque anche vedete per Tarantino, l'altro sciabolatore italiano che aveva conquistato. Sembrava inaspettata questa rimonta. La semifinale, ed ecco, vedete, c'è il trionfo per Leonardo Caserta che dunque conquista l'unico titolo europeo che l'Italia porta a casa da questi campionati europei di scherma di Lisbona, la sciabola maschile. Sicuramente una nota positiva al di là del successo di questo 22enne ragazzo del vediamo la signora Posillipo. Qui si difende con l'arma in linea, poi cerca di prendere l'azione di presa di ferro, trova un po' di ferro e lo mette in bersaglio il suo colpo di taglio. Adesso da questa angolazione forse la vedremo meglio. Cerca di attaccare Dorel sulla destra, lui sta in linea, lo ferma, poi batte sul ferro, ecco, si è visto e poi va sul bersaglio. Quindi ha ragione perché ha fatto una presa di ferro sull'avanzamento, quindi è una parata risposta di anticipo per così dire. E quindi la convenzione gli dà ragione. Beh, dicevo, un risultato importantissimo, la gioia che va al di là del risultato per questo, diciamo, del successo di questo azzurro, perché significa che finalmente si muove il movimento alle spalle di quelli che sono stati i grandi atleti di questa nazionale italiana di sciabole, che adesso hanno una certa età e dunque è importantissimo che alle loro spalle si facciano valere anche dei ricambi. E visto quella, diciamo, il livello di partecipanti di questa competizione, se no, con Dorel è stato un match delicato, difficile, quindi si è conquistato molto bene. Soprattutto il carattere che ha dimostrato è stato positivo, perché ha reagito dopo essersi trovato in svantaggio nettamente, quindi non ha avuto timori di provare altre azioni, di trovare fiducia. Questo è positivo, credo che a Fini sia servita questa finale per trovare forse un elemento da aggiungere alla squadra di sciabola, che dovrà essere in qualche modo riprogrammata o comunque rimessa davanti. Il sesto, diciamo, sì, anche perché nuove. Probabilmente ci sarà magari qualcuno che chiuderà con l'attività. Sì, presumo che o Dino Meglio, lo stesso Giovanni Scalzo potrebbero anche interrompere l'attività e
quindi servono due o tre elementi da inserire nella squadra superiore. Bene, adesso intanto sono scese in pedana le atlete della finale del fioretto femminile, la tedesca Sabine Bau alla destra dei vostri teleschermi, molto più alta dell'avversaria, la piccola ungherese Mohamed. La Bau si è imposta sulla connazionale Ustzi, mentre la Mohamed ha superato la bielorussa Sheshnikova. Bene, comunque possiamo ritenerci soddisfatti, abbiamo avuto l'occasione di poter seguire la conquista della medaglia d'oro da parte dello sciabolatore italiano Leonardo Caserta. Ed ecco, iniziata la finale del fioretto femminile, vi ripeto ancora, alla destra la tedesca Sabine Bau, alla sinistra l'ungherese Ania Mohamed. La mancina Mohamed che attacca con azione di passo avanti a fondo, ormai possiamo anche utilizzare qualche termine tecnico per far avvicinare qualche spettatore a questa disciplina della scherma. Ecco, potresti magari spiegare che cosa intendi, quando cosa vuoi dire quando... Passo avanti a fondo è praticamente un'azione di attacca fatta in due tempi. Prima c'è un passo avanti di avvicinamento e poi c'è l'affondo. Deve essere fatto in modo continuativo perché abbia ragione. Se invece c'è un passo avanti, una pausa, poi viene l'affondo, in quel momento di pausa potrebbe esserci un attacco. E adesso va a segno invece Sabine Bau, che si porta sul punteggio di 1-1. Aveva spinto l'avversaria praticamente a fondo pedana ed è riuscita a conquistare la sua prima stoccata. Altra da vuoto a distanza ravvicinatissima, un rigore sbagliato quello, l'aveva scoperto il petto completamente scoperto e non è riuscito a mettere la punta in bersaglio. La Bau è molto imprecisa, adesso qui nel corpo a corpo è riuscita a svincolarsi, gliel'ha data a favore, 2-1. Un po' intimorita la Mohamed che non trova fiducia nelle azioni. E adesso però finalmente reagisce molto bene con un... Sì, io tenderei a vederla, ti farei un po' per la Mohamed personalmente, perché mi sembra che faccia una schema più lineare e più completa, quindi insomma mi viene proprio di vederla con un occhio di riguardo, perché ha una tecnica raffinata ed è una ragazza veloce, precisa, non è neanche particolarmente alta, quindi un po' svantaggiata rispetto alla Bau, che oltretutto ha l'esperienza che ha, i titoli che ha e quindi è nettamente favorita. Però come tipo di scherma mi è sembrato che la Mohamed sta esprimendo azioni più complete sia di attacco che di difesa. 2-2 il punteggio tra queste due atlete, che hanno entrambe già esperienza a livello di nazionali maggiori, già esperienze a livello, diciamo, di grandi competizioni, in particolare Sabine Bau, che è già stata campionessa olimpica, campionessa del mondo e via dicendo, e ha conquistato quest'anno la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Barcellona a squadre, seconda solo all'Italia. Va a segno ancora Ania Mohamed, che trova la misura sull'attacco dell'avversaria molto più alta. Ci ricorda un po' la Bianchetti. Vero. Non volevo dirlo per sembrare la nostra Diana Bianchetti. Un profano. E intanto ancora a segno molto bene la Mohamed, che trova scoperta quella stoccatina sulla schiena. C'ha anche un tipo di guardia, di atteggiamento simile anche nel modo di portare le azioni di passaggio. Diciamo che forse la Bianchetti ha quella straordinaria grinta in più. Ah, eccezionale, velocissima, concentratissima è stata a Barcellona. Veramente un elemento decisivo. Cambia il fioretto alla Bau, quindi viene riprovato il peso, che deve sopportare almeno 500 grammi. Vediamo che il nostro presidente di giuria è un italiano, è il signor Angeletti, che fa parte della squadra e che, come di consueto, ogni delegazione porta un presidente di giuria del proprio paese per poi utilizzarlo durante gli incontri, per essere neutrali e avere un parco giudici preparato. No, sì, stavolta ha ragione la Bau, che fa un attacco continuativo, il colpo di anticipo in ritardo della Mohamed. 4-3, comunque sempre in vantaggio la piccola atleta ungherese. Prova ad allungarsi la Bau, che trova il bersaglio non valido. Ancora un bersaglio non valido per Sabine Bau. E ora è a segno il colpo della tedesca, che dunque riequilibra le sorti di questo primo assalto. 4-5. Niente, bersaglio non valido, l'attacco della Mohamed. Prima sul braccio e poi sul petto, quindi niente di fatto.
situazioni di attacco della Bau che va nella parte bassa sulla gamba, niente di fatto, bersaglio non valido. Deve difendersi la Mohamed perché ha poco spazio, a meno che la Bau non glielo conceda. Azione non certamente piacevole. C'è l'assegno, il punto messo a segno, sì, da Sabine Bau, che dunque si porta 5-4, ha sicuramente capovolto le sorti di questo assalto, era sotto 2-4. Ti sei riconcentrato un po', ha tirato fuori l'esperienza, ha tirato fuori il tempo, la misura. E ancora una stoccata messa a segno da Sabine Bau, è andata a vuoto Ania Mohamed, non la risposta della Bau, che dunque conclude 6-4 questo primo assalto nella finale del fioretto femminile. Ecco il primo piano per l'atleta tedesca. Si è reagito un po', si era deconcentrata, pensava di prendere la sottogamba, invece ha dovuto impegnarsi un po' di più per cercare di recuperare l'incontro. Vediamo questa azione rallentì, attacca la Mohamed sulla sinistra, va corta e lei tira un colpo sulla spalla in alto e invece va a segno. In questo caso l'altezza l'ha aiutata. Rivediamo da quest'altra angolatura, attacca la Mohamed, va nella parte bassa. E c'è il tocco leggerissimo ma efficace della Bau proprio sulla spalla sinistra dell'atleta ungherese, che adesso si porta in vantaggio per 1-0 in questo secondo assalto. Attacca la Bau a corta, risposta in bersaglio non valido della Mohamed, centro pedana dei due atlete. Ancora cerca l'attacco e poi la rimessa la Bau, ma non viene data perché vi è stato l'alt del l'alt dell'arbitro. È andata a vuoto, perlomeno è stata parata un po' col braccio e un po' col ferro, quindi la convinta di essere entrata la Bau, invece non si è accesa la lampadina, la risposta pronta della Mohamed è andata a segno. Si porta sul 2-0 dunque l'atleta ungherese Ania Mohamed, ancora una volta ve lo ripeto alla sinistra dei vostri teleschermi, l'atleta meno dotata dal punto di vista della statura. E c'è un anticipo della Mohamed che sorprende Sabine Bau e si porta sul 3-0, rapidissima, eh? Certo è una classica dote di quando l'atleta magari perde qualcosa in allungo, certo, però ha maggiore per compensare d'altra parte. Ancora bello, segno, bella azione questa, azione di battuta e botta sul ferro con azione diretta sul petto. 4-0 di slancio praticamente Ania Mohamed si sta aggiudicando questo secondo assalto, adesso la Bau prova a reagire di potenza. Sì, questo però denota anche queste deconcentrazioni improvvise, questa poca determinazione della tedesca. E c'è un'azione in anticipo della Mohamed che con un sorprendente 5-0, vedete il suo volto sereno. Ha preso fiducia e cercherà di confermare questo cappotto del terzo incontro della Bella, comunque. Dunque vediamo, si va alla Bella, vediamo chi conquisterà, mentre vediamo passeggiare il presidente Nostini che adesso si va a sedere, l'abbiamo riconosciuto, probabilmente sarà andato a complimentarsi con Leonardo Caserta per la conquista della medaglia d'oro nella sciabola. Sicuramente, gli avrà fatto piacere anche perché nella sciabola il presidente Nostini è stato un bravo sciabolatore, un grosso sciabolatore, campione del mondo di sciabola, oltre che fortissimo fiorettista dove ha vinto anche titoli mondiali. Vediamo un'azione rallentatore, l'attacco della Bau e colpo in tempo molto bello in petto, si dovrebbe essere colta questa azione anche dall'occhio profano, me lo auguro. Ecco, lo possiamo rivedere ancora, sì, da questa telecamera posta più lontano. Colpo in anticipo, vedete, cerca di parare, si piega pure, però cappotto, dunque 5-0 nel secondo assalto per Ania Mohamed. Vediamo adesso il terzo incontro, quello decisivo fra queste due atlete che vale la medaglia d'oro del fioretto femminile. Vi ricordo, questi sono campionati europei individuali che si stanno disputando in Portogallo a Lisbona, sede diciamo di questa manifestazione, nonostante che la nazionale portoghese di scherma non offra certamente degli atleti di particolare interesse a livello internazionale. Ecco l'azione decisa di Sabine Bau, prova poi ad approfittare di un attimo di pausa la ungherese Mohamed, nessuna delle due atlete va a segno, si riparte e questa volta l'allungo di Sabine Bau ha ragione, va a segno la spalla alta sinistra della Mohamed. 1-0 sembra decisa, intanto si viene infilata, non se n'era accorta assolutamente. Sabine Bau sembra decisa a non correre rischi questa volta, non vuole assolutamente lasciare spazio all'avversaria che ha capito essere pericolosissima.
Sì, sì, l'ha sottovalutata nel secondo incontro. Comunque adesso il momento è delicato, è una bellissima parata risposta della Mohamed che l'attende, la Bao in attacco, para e risponde. Però non vedo perché non segna una stoccata. Sì, questa volta non ci sembra una decisione giusta quella dell'arbitro, no, perché l'azione sembrava pulitissima, seguirla anche da qui. Sì, chiarissimo. Si era opposta la Mohamed e poi aveva risposto con una stoccata andata a segno. Vedremo adesso se ci sarà un replay del prosieguo dell'incontro. Adesso sempre niente di fatto, uno pari ancora. È un attacco a segno ben tirato dalla Bau in questa occasione. Sì, ha ragione. Avvicinamento graduale, si è avvicinata gradualmente con passi brevi brevi, poi ha lanciato l'affondo in piena coordinazione, perfetta coordinazione. Parata risposta che la prima risposta forse non tocca, la rimessa della Bau infatti non vale, sì, molto giusto. Questa volta l'attacco va a segno della Bau con va un tempo lento Bau, ma sì, costante, si è allungata molto bene all'ultimo momento. 3-1. Non mi sembra abbia voluto correre rischi in questo assalto finale. Adesso trova molto bene la Mohamed il varco, mentre la Bau cercava di colpirla alla schiena. Niente di fatto. Non vale il contrattacco tirato sul petto con l'armeria della Mohamed che la tocca sul braccio, quindi niente di fatto, interrompe le azioni di attacco della Bau. Ancora attacco non valido della Bau. Limite della pedana alla Mohamed, deve difendersi e non ci riesce, poverina, perché ha cercato di parare il corpo sulla parte alta della spalla, però non è riuscito. 4-2, Sabine Bau ad una stoccata dalla conquista di questo ennesimo titolo della sua carriera, già ricca di successi. Viene data in questo caso la stoccata comunque alla Mohamed, che è irriducibile, si riporta sotto. Non molla, molto brava. E va a segno, sorprende ancora l'avversaria con la sua rapidità. Bella azione. Bravissima, infatti sono i primi applausi davvero convinti che sentiamo arrivare. Sì, dalla sala. Dalla sala, sì, dalla zona spettatori. Adesso Sabine Bau si ripropone in attacco e segna e va a segno per la sua quinta stoccata. Ne ha messe 3 di seguito di stoccate di questo tipo, Effettivamente non riesce a trovare la contraria la Mohamed. Infatti attacca, però insieme alla Bau, quindi azione simultanea, niente di fatto. E gliel'ha messa il colpo d'anticipo a distanza ravvicinata e sicuramente avvantaggiata la Mohamed. Bel colpo d'anticipo in pieno petto a distanza ravvicinata. Bel match, un bel incontro. 5 pari, grandissima reazione da parte della ungherese Mohamed, che è stata sotto per 4-2 con la Sabine Bau che sembrava ormai lanciatissima verso la conquista del titolo. Invece adesso è tutto da vedersi, partono in azione simultanea, l'arbitro infatti non assegna stoccate. Ancora l'azione della Bau, c'è il tentativo di reazione da parte della Mohamed. Si è fatta prendere il tempo di attacco e alla fine si è cercato di reagire. E dunque il titolo del fioretto individuale femminile va a Sabine Bau, medaglia d'argento comunque alla bravissima ungherese. E noi ci fermiamo qui per quello che riguarda il risultato della finale della spada maschile, che vedrà di fronte il tedesco Flegler contro l'altro tedesco Krajewski. Vi rimandiamo ovviamente a Sportissimo, da Jacopo Savelli, Michele Maffei. L'appuntamento è alle prossime occasioni per le grandi appuntamenti con la... Un altro ungherese, José Navarrete, in vantaggio il francese per 4-2, una atleta molto... In vantaggio il francese per 4-2, una... atleta molto esperto che ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona, è stato eliminato dal tedesco Nolte che poi si è piazzato all'ottavo posto nel torneo individuale, ma il nostro giovane azzurro non si impressiona, vedete 4 pari, ha riportato il match in parità dopo lo svantaggio di 4 stoccate a 2. Raffaello Caserta ha tirato benissimo in tutto questo torneo europeo qui a Lisbona, sia nella fase eliminatoria che nella semifinale, in cui ha avuto ragione dell'ungherese Boros, e adesso lo vediamo impegnato in questa finalissima, il momento più importante della sua giovanissima carriera. È un atleta napoletano di 19 anni che vedete adesso porta a segno la stoccata del 5-4, 5-4 in questo primo assalto per Raffaello Caserta, atleta del Posillipo, maestro Coltorti, il suo tecnico, ed ecco la stoccata del 6-4.
consegna a Raffaello Caserta questo primo assalto. Grande emozione qui nella delegazione azzurra, tutti presenti, il commissario tecnico Fini, il presidente Nostini, il tecnico delle armi Gilberto Zarra, il massaggiatore Claudio Amici, il maestro Gianni Muzio e tutti gli atleti ovviamente qui fanno il tifo per Raffaello Caserta. Titolo europeo nella sciabola, non si assegna più dal 1983, proprio qui a Lisbona vinse Giovanni Scalzo in finale sul bulgaro Ivanov. Raffaello Caserta quest'anno si è classificato al secondo posto nel campionato del mondo giovani, mentre vediamo che il francese ha realizzato un 1-2 micidiale ed è in vantaggio per 2-0. Priorità, avete visto un colpo comune, quindi la priorità che favorisce Raffaello Caserta. Sulla sinistra di questi tre schermi parte all'attacco, ma c'è la parata e risposta, presa di ferro e botta di Dorel, 3-0. E d'altra parte non si poteva pensare che si arrendesse con facilità questo francese. C'è ora l'attacco del transalpino, il presidente di giuria non giudica buona la risposta di Caserta, 4-0 per il francese. Attacco ora dell'atleta napoletano che mette a segno la sua prima stoccata in questo secondo assalto. Per quanto riguarda gli altri azzurri, nella spada 21esimo posto per Paolo Milanoli, 24esimo per Mario Bovis, nel fioretto Valentina Vezzali ha raggiunto la finale, 8° posto per Valentina Vezzali, mentre l'altra azzurra in gara, Anna Maria Giacometti, si è piazzata al 16° posto. Priorità ora per il francese che mette a segno la stoccata del 5-1 e quindi si va alla terza e decisiva manche che vale il titolo continentale nella sciabola. Finora sono stati assegnati 2 titoli nella spada femminile, ha vinto la ungherese Varconi, nella terza la nostra Laura Chiesa, medaglia di bronzo, nel fioretto maschile ha vinto l'austriaco Ludwig. A seguire di questa finale ci sarà l'incontro che varrà il titolo nella spada e nel fioretto femminile, ma non ci sono azzurri in gara, gli azzurri sono stati eliminati, già abbiamo detto i piazzamenti appunto di Bovis e di Milanoli nella spada, Milanoli 21esimo, Bovis 24esimo e nel fioretto femminile di Valentina Vezzali 8ª e Anna Maria Giacometti 16esima. 2-0 in vantaggio il francese in questo terzo e decisivo assalto, ha recuperato l'atleta transalpino, tempo comune. La priorità ora tocca a Caserta, sulla sinistra dei vostri teleschermi. Attacca Caserta, costringe a fondo pedana il francese e mette a segno la botta del 2-1. Risponde ora Dorel. Ed è bella la... però l'arbitro non concede questa botta, questa risposta, ci era sembrata valida, di Caserta, quindi va sul 3-1. Dorel. E c'è ancora sull'attacco di Caserta che forse adesso cerca un po' di forzare i tempi per rimontare e si espone all'azione di rimessa dell'avversario. Priorità ancora per Dorel.
attenzione, potrebbe essere la botta decisiva. Ed è infatti una stoccata che riesce a evitare la botta decisiva a Caserta. Si va sul 4-2. Ed ecco che c'è l'attacco di Raffaele Caserta. Attendiamo la decisione del presidente di giuria. È il punto del 4-3 per Caserta, che riesce ancora a rimontare. Vediamo adesso su questo attacco tempo comune la priorità a chi tocca, a Raffaello Caserta. Molto bene, ha la possibilità di pareggiare il conto in questo assalto finale decisivo che vale il titolo continentale. Ecco la partenza in flash di Raffaello Caserta, che si aggiudica il punto 4-4. 4-4, dal 4-1 al 4-4, bravissimo questo ragazzo napoletano, allenato dal maestro Coltorti, tira per il club di Posillipo. Ed ecco la stoccata del 5-4, Raffaello Caserta va in vantaggio, grande rimonta di Raffaello Caserta, pensate, ha solo 19 anni, ancora un tempo comune. Dorelle ci sembra innervosito. 5-4 in vantaggio Raffaello Caserta, può conquistare il titolo europeo nella sciabola. Grande temperamento di questo atleta, che è riuscito a recuperare uno svantaggio nel terzo assalto. È andato sul dal 4-1 al 5-4, pensate, ed ecco, vedete l'attacco, la stoccata decisiva, Raffaello Caserta mette a segno la botta del 6-4 ed è campione d'Europa nella sciabola. Medaglia d'oro per Raffaello Caserta, che vedete stringe la mano il commissario tecnico Fini, il massaggiatore Claudio Amici lo abbracciano. Grande prova di questo Raffaello Caserta, vedete Luigi Tarantino che ha conquistato il bronzo, tutto il clan azzurro vicino a lui. Raffaello Caserta dunque il nuovo campione d'Europa nella sciabola, 19 anni, atleta di Napoli, ripetiamo ancora una volta, allenato dal maestro Coltorti, tira per il club di Posillipo. È tutto per questa giornata conclusiva dei campionati europei di scherma qui a Lisbona. Chi volesse saperne di più potrà vedere un servizio completo su questi campionati europei, mentre la regia portoghese ci ripropone la stoccata decisiva di Raffaello Caserta. Dicevamo un servizio completo con interviste ai protagonisti nella rubrica Lame Incrociate, in onda mercoledì prossimo su Rai 3 dalle 16.40 alle 17. È tutto dall'Aula Magna dell'Università di Lisbona. Federico Calcagno vi augura una buona notte.